Ma ciao, sono tornata. Sono un po' di mesi che non ci vediamo, direi da prima delle ferie estive, luglio, forse l'ultimo video che ho caricato, non ricordo neanche. Come sapete, sono diventata mamma, chi mi segue ovviamente da tempo, per chi è nuovo qua e passa di qua, ciao, io sono Selene, sono diventata mamma da ormai quasi 15 mesi. Faccio video su YouTube, argomento più che altro beauty skincare, ogni tanto anche make-up, ma da un po' di anni, però in questo ultimo periodo ovviamente non ho avuto assolutamente modo di girare, ma per varie vicissitudini, chi mi segue su Instagram già lo sa. Ho anche cambiato lavoro recentemente e questo per fortuna mi permette di ritornare su YouTube, non magari con la frequenza che io vorrei, però ci tenevo a ritornare perché comunque sono affezionata a questa piattaforma e mi mancava tantissimo girare video. Cercherò, ma non vi prometto niente, di fare un video a settimana. Per me questo già sarebbe tantissimo, riuscire a pubblicare 4 video al mese, però ci proviamo. Se non ci riuscirò, pazienza. L'importante è tornare. Lo so che prendo delle lunghe pause ultimamente, però purtroppo è così, la vita reale è fuori di qua, no? In ogni caso, come sapete, se appunto mi conoscete da tanto, io faccio video molto spontanei, non programmo granché, ovvio un minimo di rotazione dei video ci deve essere. Se sentite rumori molesti è la New Entry, perché ovviamente voi ancora non la conoscete, ve la faccio conoscere. Eccolo qua. Il maschietto di casa, Roger, è un altro siberiano, ha 8 mesi, l'abbiamo preso a ottobre. Lui è un gattino sordo, è sordo dalla nascita e quindi ci siamo inteneriti tantissimo, anche se in realtà è un monello tremendo, mi sta distruggendo la casa, però è anche tanto 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 affettuoso, quindi gli vogliamo bene. Però in ogni caso abbiamo aggiunto questo componente alla famiglia e con Ginevra sono veramente pappa e ciccia perché stanno crescendo insieme. Poi lui veramente è un gatto affettuosissimo, quindi Nala è un pochino più schiva, l'altra gatta siberiana che ho. Però anche tra di loro si sono accettati, ci è voluto un pochino, però in realtà è Nala che ha dovuto accettare lui perché lui in realtà è super socievole, magari anche perché è cucciolo, però comunque ha proprio un carattere più tenero. Chiusa questa enorme parentesi, io partirei con il video di oggi che sapete è il più visto sul mio canale ed è anche quello che mi piace di più girare, ossia il video dei prodotti finiti. Parto da questo semplicemente perché da un po' di tempo ho detto provo a ripartire con i video, cosa posso fare, dato che il tempo è poco anche per organizzarsi, ho detto vabbè inizio a accumulare un pochino di prodotti che ho finito, così inizio con quello. Ci rimettiamo un po' in carreggiata e poi torniamo a parlare del nostro argomento preferito che è appunto il beauty. Ci sono state un po' di novità anche da quel punto di vista. Ho fatto un mega 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 ulteriore decluttering del make-up perché mi sono proprio cambiate le esigenze. Io ho necessità di truccarmi velocemente, in fretta. Più o meno mi trucco sempre nello stesso modo. È passata la fase mania, devo provare 200.000 cose. E quindi io compro veramente solo quando c'è qualcosa che davvero davvero mi interessa. A proposito di questo, magari per chi non l'avesse visto, vi metto il video sul No Buy Here, che ormai altro che ieri, sono passati 3 anni, però diciamo che avevo fatto tutto un anno dove avevo deciso appunto di limitare moltissimissimo gli acquisti. Questo trend io lo sto mantenendo, è diventato proprio un'abitudine di vita. E quindi qui in questo canale non troverete haul mega acquisti continui perché non fa più parte di me proprio questo ragionamento e anche questo modo di fare. Sicuramente qualche haul lo metterò perché comunque ogni tanto qualcosina acquisto, quando magari metto insieme un po' di cose ve le faccio vedere. E quindi diciamo che gli argomenti principali saranno i miei prodotti di skincare preferiti, i prodotti finiti su cui vi faccio delle recensioni complete e magari qualche novità qua e là o qualche test insieme di prodotti. Questo è quello che a me piace fare e non voglio forzarmi a fare cose che magari sono anche di moda in questo momento ma non mi interessano, anche perché il pubblico, cioè voi che mi seguite, io ovviamente vedo le analytics di YouTube, quindi vedo anche il target, no? La fascia di età, tutto quanto, è molto affine a me, quindi so, vado abbastanza sul sicuro perché so che vi piace quello di cui vi parlo.
Ora veramente basta, intro lunghissima, andiamo a vedere i prodotti finiti. Allora, parto col botto con un bocciato, mi inserisco un prodotto che ho usato per Ginevra, ossia queste salviette della Fresh & Clean. Sono le Baby Comfort, le ho prese perché c'era scritto 98% di acqua purissima. Io ho l'abbonamento a Lily Doo, che è una marca di pannolini tedesca, fa l'abbonamento, quindi mi arriva il pacco a casa ogni mese e mezzo, secondo delle esigenze. Con dentro già tutti i pannolini, le salviette che sono fatte solo di acqua, e Ginevra non ha mai avuto un'irritazione da quando io, cioè da quando è nata, perché uso quei pannolini e quelle salviette da sempre. Sono rimasta in emergenza perché avevo fatto male il calcolo dei pacchi di salviette e quindi ho dovuto comprare un pacchetto di salviette in attesa del nuovo pacco. E ho detto, vabbè, prendo queste, formula delicata senza alcol, maxi spessore anido d'ape. Terribili, gli hanno fatto venire un'irritazione, pieni di profumo. Io non so, questa acqua purissima, no, cioè rispetto a quelle di Lily Doo che veramente sembra di pulire il sederino con un panno inumidito e l'acqua. Ora io non è che uso sempre le salviette, nel senso che spesso lavo proprio mia figlia sotto l'acqua, però quando magari siamo in giro oppure in velocità oppure se ha fatto magari solo pipì ed è un cambio veloce di pannolino, uso la salvietta. Ma in questo caso proprio, ragazzi, se avete bimbi piccoli non compratele, perché secondo me sono terribili. Io come sempre vado random, se riesco vi metto magari dei prodotti più succulenti, il link qua sotto, così potete magari guardarli un po' più nel dettaglio. Ho finito dopo mesi questo tonico di Caudalie, è la lozione tonica idratante calmante per tutti i tipi di pelle, si può usare anche sugli occhi. Io spesso l'ho usata anche sugli occhi quando magari ero molto stanco, avevo dormito poco, tamponavo con un dischetto di cotone e in effetti proprio mi dava quella sensazione di freschezza, di sguardo più riposato. Mi è piaciuto molto. Io di solito non ho un grandissimo feeling con i prodotti Caudalie, ne ho provati vari ma nessuno, non che io li bocci, però neanche mi hanno mai entusiasmato. Invece questo tonico mi è piaciuto tanto, tra l'altro è un boccettone da 400 ml e dura veramente tanto, però l'ho usato proprio volentierissimo fino all'ultima goccia, è delicato, lenitivo, calmante, lo usavo soprattutto la sera o appunto al mattino sugli occhi se avevo gli occhi un po' gonfi. Poi un altro bocciatissimo è questo scrub di Equilibra, scrub salino tonificante energizzante, mi aveva incuriosito, l'avevo preso verso la fine dell'estate, con sali marini, cristallini, centelle, ipocastano ed edera. E ho detto, andiamo un po' anche a drenare, no? E a tonificare un po' la pelle, anche perché ora io ho ripreso ad allenarmi regolarmente da pochissimo, da praticamente prima delle feste, anche perché appunto il lavoro nuovo è veramente dietro casa, quindi io ho guadagnato 2 ore al giorno, per cui ho anche in programma che se magari mi sveglio presto, perché a volte mi succede che mi sveglio prima della sveglia, ormai il mio sonno è proprio cambiato, potrei anche inserire magari qualche allenamento di yoga mattutino, però comunque mi alleno 2 volte a settimana, non pretendo troppo da me stessa e anche da tutta la mia organizzazione familiare, quindi volevo riprendere a usare anche i prodotti anticellulite, comunque rassodanti, perché comunque l'allattamento mi ha aiutata tantissimo a tornare subito in linea, perché praticamente io, a parte i primi 3 mesi di Ginevra, che mi erano rimasti quei 3-4 kg in più dal parto, sono tornata come prima, anzi sono sotto rispetto a quando sono incinta di praticamente quasi 5 kg, sono tornata al peso del matrimonio. Spero che questo trend continui, perché praticamente ho smesso di allattare, però vedo che per ora non ingrasso, diciamolo piano, facciamo le corna. Comunque, tornando al nostro scrub, mi ispirava perché comunque le premesse erano buone, 99,9% di origine naturale tra l'altro, ma per me era troppo aggressivo. Io tra l'altro non ho una pelle delicata, quindi mi immagino chi ha una pelle delicata si trova ad usare questo scrub, secondo me le va a fuoco la pelle, perché su di me mi graffiava, soprattutto nella parte diciamo inferiore della gamba, mi dava proprio fastidio quando lo passavo, quindi ne usavo pochissimo, cercavo di essere delicata. Peccato perché profumo buonissimo, proprio tipo di spa,
molto agrumato, però secondo me la componente salina è troppo troppo aggressiva. A meno che voi non abbiate proprio una pelle super secca che squama, che dovete togliere proprio le cellule morte, e non patite niente, tra l'altro, perché se avete la pelle un minimo sensibile non ce la fate. E quindi no, per me è bocciato. Ho usato altri scrub di Equilibria, ma che mi sono anche piaciuti, questo però no. Poi qualche mese fa ho fatto un ordine su Bath & Body Works perché c'erano dei belli sconti e ho fatto scorta di questi saponi a mousse perché mi piacciono tantissimo, li avevo scoperti in viaggio di nozze a New York. Ne avevo presi due o tre e poi non avevo più avuto modo perché comunque qua il negozio fisico non c'è, c'è solo ad Arese nella mia zona, diciamo nord Italia. Però poi hanno aperto lo store online, ho detto prima o poi qualcosa prendo e un po' di mesi fa, 2 o 3 mesi fa, ho fatto un ordine, ne ho altri due ancora da aprire. Questo qui l'ho messo in bagno, è Sweet Mint and Rain ed ha un profumo delicatissimo di menta, ma appunto di menta dolce, come tipo le caramelle alla menta, però c'è un qualcosina che lo smorza, è un profumo molto autunnale, infatti l'ho usato tipo da ottobre in poi, mi è piaciuto tantissimo. E poi questi saponi di Bath & Body Works che fanno proprio la mousse sono per me delicatissimi sulla pelle, non mi seccano le mani. Mi piacciono un sacco. Adesso ne ho aperto un altro alla lavanda e vaniglia, buonissimo anche quello, però questo come profumazione mi è piaciuto di più e ne ho un altro in cucina al limone che è proprio Kitchen Lemon, si chiama, quindi è proprio specifico per la cucina per togliere gli odori magari, no? Del mangiare, del cibo. E quindi per me promossissimi. Ne ho ancora poi uno da aprire e quando finisco le scorte poi farò probabilmente un altro ordine. Adesso in realtà volevo prendere i saponi di Balea perché comunque mi piacciono anche quelli perché ho il DM praticamente a meno di 1 chilometro da dove lavoro, sono andata a lavorare proprio dove c'è anche tutto IKEA, Leroy Merlin, Maison du Monde, infatti aiuto, speriamo bene per il mio portafoglio. E io abito molto vicino a queste zone, veramente a 5 minuti di macchina, e quindi volevo fare un po' di scorte lì, però adesso poi vediamo. Poi su di lui mi soffermo poco, è uno dei miei bifasici preferiti di sempre, è il Sensitive Essential. Struccante bifasico 2 in 1, questo in realtà non è solo per gli occhi, ma si può usare anche sul viso, ovviamente sempre risciacquando. Io però lo uso per gli occhi, anche se non so, forse hanno cambiato leggermente la formula, ma era un po' che non lo ricompravo. Tra tutti, diciamo, i miei preferiti, quindi Nivea, L'Oreal e Yves Rocher, che sono poi i miei tre top, forse questo è quello che rimane leggermente più indietro, faccio un pelo più fatica a struccare, magari alcuni mascara che sono un pochino più, che si aggrappano un po' di più alle ciglia, ad esempio questo che ho oggi che è di Rare Beauty, che all'inizio non mi piaceva per niente, ma adesso che la formula si è seccata è molto molto bello, però per struccarlo, ragazzi, una fatica immane e quindi devi avere un bifasico bello potente. Poi io tengo sempre anche un detergente sotto la doccia, perché spesso io faccio la doccia di sera, allora cosa faccio? Do la prima passata di cioè tolgo il make-up il grosso con il bifasico e con una micellare e poi sotto la doccia faccio la seconda parte della detersione. In questo momento ho una mini size di Elemis del burro struccante perché ho fatto un ordine di altre cose e mi hanno mandato la mini size in regalo, però fino appunto poco tempo fa avevo questa mousse di Yves Rocher che è la Pure Algae, è una schiuma lavante, ossigenante, con microalga per pelli da normali a miste, anche qui 98% di ingredienti di origine naturale. Allora, non mi è dispiaciuta, però un po' senza infamia, senza lode. Ho usato altre mousse che mi sono piaciute di più. Finora per me imbattibile è quella di Darfen. Tra l'altro di Darfen non si parla più, non ne parla più nessuno, vabbè, comunque. Normale, cioè sotto la doccia andava bene, ecco, dai. Non la ricomprerei comunque. Rimanendo in tema detersione, ho finito di Yeboda il The Calm Balm, quindi il balsamo struccante. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato proprio tuttissimo. Avevo preso quest'estate su Instagram, ve l'avevo fatto vedere, la skincare completa di Yeboda perché mi incuriosiva, non ho collaborato con loro assolutamente, anche perché sono sparita, quindi chi mi contatta? Però appunto me lo sono comprata questo set, approfittando di un codice sconto di un'altra ragazza che seguo. E volevo un po' provare i prodotti perché mi incuriosivano. Mi è piaciuto più o meno tutto. Questo, però, secondo me è il prodotto di punta tra quelli che ho provato. È appunto un balsamo struccante con olio d'oliva e di cocco,
però non è assolutamente pesante, non mi appanna la vista, anche se io comunque tendo a struccare comunque gli occhi col bifasico e poi il balsamo lo passo sul resto del viso, perché comunque non mi piace la sensazione tutto di spacciugato, del mascara spacciugato e spantegato sulla faccia, ma è una mia fissa nel senso. Buono, adesso però ho preso quello appunto di Elemis in full size, che non avevo mai provato perché avevo provato, mi erano stati inviati tanti altri prodotti del brand, ma non quello, cioè mi era stato inviato quello della linea Superfood, che è quello che può, si può usare anche come maschera, che già quello mi era piaciuto molto. Allora mi sono ordinata appunto sempre approfittando di sconti natalizi un set con il balsamo struccante e con anche la Pro Collagen Marine Cream che avevo già usato in versione Rich lo scorso inverno, però adesso ho preso quella normale. E poi appunto c'è la mini size sempre del balsamo che ho messo in doccia e ora, ovviamente tra i due preferisco quello di Elemis, cioè ovviamente no, però si sente proprio che siamo su un altro livello, ecco come formulazione del prodotto, però anche questo comunque rapporto qualità-prezzo devo dire ottima. Ho finito questa crema mani di Ahava, Ahava è un brand israeliano che trovate in alcuni Tigotà, non in tutti. Quindi tutti i loro prodotti sono a base di sali del Mar Morto. Fantastica. Questa era una mini size che mi avevano dato in regalo, non mi ricordo assolutamente quando e come perché. La tenevo nella borsetta, nella borsa, ma a parte il profumo, buonissimo, veramente paradisiaco, anche questo un po' tipo spa. Era veramente una crema mani ottima. Io tra l'altro quest'inverno ho avuto le mani, cioè ho ancora le mani piuttosto secche, cosa che a me non succede quasi mai, ma io ho notato dopo il parto svariati cambiamenti nella mia pelle in generale, sia in meglio che in peggio, quindi in meglio nel senso che quella del viso mi si è normalizzata tantissimo, cioè la pelle è normale ormai sul viso, anzi quasi tendente al secco in alcune zone. Tipo qua, adesso che è inverno, però le zone che prima erano normali ora sono più secche, quindi le mani mi si sono spesso anche spaccate, perché comunque verso novembre, primi di dicembre a Genova ha fatto molto molto freddo, cosa a cui non siamo assolutamente abituati, perché per noi freddo vuol dire 8-9 gradi e siamo arrivati anche a 0, 1, 2 gradi. E ho visto tra l'altro, tra parentesi, che la settimana prossima ci sarà di nuovo un calo brusco, speriamo che sia l'ultima botta di freddo prima della primavera, perché io odio l'inverno, e quindi questa crema mi ha salvato veramente le mani, cioè me le riparava proprio. Sul comodino ho invece la Neutrogena, proprio il gel, quello specifico per le mani spaccate che mi ha preso mia mamma in farmacia, per chi non lo sapesse mia mamma lavora in farmacia. E devo dire che anche quello fa miracoli perché io la sera lo spalmo dove ho le zone un po' più screpolate, al mattino sono proprio riparate. Però anche questa appunto da tenere in borsa era ottima. A proposito appunto di mani secche, labbra secche, eccetera, ho finito la Connettivina come balsamo labbra che usavo la sera perché ho avuto appunto anche quest'estate in realtà un periodo di labbra veramente screpolate, secchissime, cosa che io non ho mai avuto in vita mia, infatti non riuscivo più a usare dei rossetti matte, devo usare solo gloss, cose idratanti o addirittura appunto solo il balsamo labbra. Ho fatto una fase così, c'è stato poi anche un prodotto che è il siero alla vitamina C di Garnier, che tra l'altro piace tantissimo, che mi ha creato anche un'allergia, quindi proprio tutte le labbra, tutte, non che io lo mettessi sulle labbra, ma mettendolo intorno mi aveva fatto questa allergia. Avevo le labbra disastrate. A furia di appunto usare questo prodotto, devo dire che mi sono ritornate praticamente normali, magari la sera un po' più secchine ce l'ho, però comunque sto usando un altro balsamo labbra di Burt's Bees, che tra l'altro mi piace molto, anche quello è un brand di cui non parla mai nessuno, ma vabbè, però Connettivina Stick, la trovate in farmacia, non è un balsamo labbra wow, di moda, però funziona. Poi ho dato fondo appunto in questo mega decluttering che ho fatto a alcune scorte che avevo, tra cui questa travel size di crema viso di Renne, si chiama Ever Calm ed è una crema giorno protettiva appunto per pelli sensibili. Non mi è dispiaciuta, un profumo per me è un po' troppo invadente, un po' troppo erbaceo, ma a parte il profumo è una crema veramente molto molto nutriente, quindi per quanto io adesso abbia la pelle normale, per me è un pochino tanto pesante. In realtà dovrebbe essere una crema lenitiva e protettiva soprattutto dal freddo, no? Dalle intemperie, quindi in realtà non tanto per pelli secche, però secondo me è per pelli secche, cioè
da normali in su, quindi normali miste grasse, no, perché è proprio pesante, però l'ho usata così, giusto per finirla, perché ero a metà, l'avevo già aperta lo scorso inverno e magari ne usavo poca. Non la comprerei assolutamente, anche questa probabilmente era arrivata in regalo con qualche ordine di qualcosa che avevo fatto. Ultimi due prodotti perché non vi voglio ammorbare con tre quarti d'ora di video, cercherò appunto anche in questo ritorno di fare video entro massimo i 20-25 minuti, se posso anche meno, perché non voglio essere troppo pesante, pedante. Quindi, Scrub Labbra di Barry M. In realtà non è finito, ma si è seccato, quindi ce n'è un bel po' ancora in realtà, però l'avevo preso con tutti i migliori propositi, però ragazzi la vita da mamma è tutto un incastro e io sì, la mia skincare base la faccio sempre, mi strucco sempre perché non ce la faccio a non farla, è proprio il mio momento di relax, però certe cose in più come appunto lo scrub labbra o le maschere, ad esempio le maschere le sto facendo molto poco rispetto a prima. Ora sto cercando di impegnarmi un po' di più perché comunque la bambina inizia a essere un pochino più gestibile, però niente, ce l'avevo da tanto, ogni tanto mi ricordavo lo usavo, l'ultima volta che sono andata per usarlo secco e quindi niente, però un buonissimo scrub, mi ricorda molto quelli di Lush, non so se ve li ricordate, prodotti così vintage ormai qui su YouTube, me lo ricorda molto. Non l'ho sostituito con nulla perché facendolo raramente ho pensato quando mi faccio lo scrub al viso uso lo scrub viso anche per le labbra, appunto. E quindi va bene così. Poi, prossimo e ultimo prodotto, ho finito uno shampoo, questo è di Redken. Come sapete, appunto, se mi conoscete, se mi seguite, Redken è il mio brand di shampoo, comunque di prodotti per capelli preferito in generale. Proprio i miei capelli con Redken reagiscono benissimo, qualsiasi linea, qualsiasi tipologia, mi vengono proprio i capelli belli, lucenti, morbidi, mi durano belli puliti, mi piace proprio come linea, magari costicchiano un po' di più sui tipo 20 euro, però a volte trovo delle offerte, però ne serve poco e dura. Questo era 300 ml, è della linea Color Extend, quindi quella per proteggere il colore. Ottimo, profumo ottimo. Forse, diciamo, tra tutte le linee che ho provato, la mia preferita rimane la All Soft, che è quella in realtà per capelli secchi, però io non ho i capelli secchi, ma su di me funzionava lo stesso benissimo. Sto finendo il balsamo che ho ancora in doccia, perché comunque di solito faccio due shampoo e poi metto una noce di balsamo, quindi non li finisco mai in contemporanea. Per cui tengo sempre qualche shampoo così, diciamo, da supermercato, anche ultra dolce per dire, cose così molto cheap. Adesso ne ho uno di Sunsilk per finire i balsami che mi rimangono aperti. Quindi io alterno sempre, poi magari tengo uno o due shampoo un po' più invece come si deve. Ad esempio, adesso sto usando uno shampoo di Fito con la sua maschera bella nutriente al latte di jojoba. E poi appunto sto usando Sunsilk per finire questo balsamo e avevo aperto un altro shampoo di Garnier che sto finendo all'aloe che non mi è piaciuto tanto, poi ve ne parlerò con un'altra maschera di L'Oreal abbinata, quindi alterno, ruoto su questi tre prodotti, però ho ancora delle scorte da finire e quindi perché magari mi vengono anche regalati dei prodotti e quindi non ho più acquistato nulla. Ok, ho finito. Come vi ho detto, 25 minuti, sto guardando qua il tempo. Tra l'altro sto registrando con il telefono nuovo, nuovo tra virgolette perché era quello di mio marito che adesso ha preso l'iPhone 14, quindi questo qui è quello precedente, però mi sembra che come qualità sia già buona. Fatemi sapere appunto se vi piace. Location chitarre, sono nello studio di mio marito, però qua diciamo è il posto dove ho un pochino più di pace, dove riesco a girare bene. Non c'entra molto col beauty, ma vabbè. Tanto a voi interessa vedere i prodotti, immagino. Bene, sono contenta di essere tornata e fatemi sapere quali sono gli ultimi prodotti che avete finito ultimamente, se c'è qualcosa che vi piace che mi volete consigliare, io ben volentieri. Sapete che leggo e rispondo sempre a tutti i commenti. Speriamo appunto di ringranare un pochino, di crescere un po' di nuovo con le visualizzazioni perché gli ultimi video erano stati abbastanza
così oscurati da YouTube, ma è normale perché meno si pubblica e meno si finisce, diciamo, nell'algoritmo. Quindi speriamo, dai, di ritirare un po' sul canale e di rivederci un pochino più spesso. Io vi mando un bacione, fatevi sentire che mi siete mancate qua sotto, e mettete un like se vi fa piacere, così appunto mi aiutate a fare ruotare un pochino il video. E se passate di qua per la prima volta, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!